Lasciamo questa magnifica baia in cui siamo stati da soli per tutta la mattina, a parte i nostri vicini degli yacht, per addentrarci in un sentiero che porta da Polace a Pomena. Polace è quel paese là e di qua c'è il sentiero. Seguiteci. Qualche nota riguardante il sentiero. Essendo sotto pini dovete fare attenzione: uno, ai ragni che sono ovunque; due, ai cani, che queste piante basse sono molto appuntite, e poi c'è anche la resina che stricciccica tutte le zampe. È praticamente impossibile perdersi perché c'è un'unica via. Il sentiero non è impegnativo, prevalentemente pianeggiante, però come potete vedere è pieno di sassi, quindi vi consiglio vivamente delle scarpe da trekking, da ginnastica, dei sandali da trekking, ma non le infradito. Uno dei segnali del sentiero. Prestate attenzione, anche se seguendo un'unica via non potrete sbagliarvi. Un altro segnale del sentiero. Sono le 4 meno un quarto e diciamo che la temperatura, grazie alle fronde di questi alberi, è veramente piacevole. Uno scorcio lungo il sentiero. La vegetazione si fa sempre più fitta e con lei l'ombra. Dobbiamo anche affrontare imprevisti lungo il percorso. Vai Titti, sei una di noi. Logicamente, se deciderete di affrontare questo sentiero, oltre a delle scarpe comode, mi sono fermata perché c'è un ragno in mezzo alla strada. Aspetta, Cam. Dicevo, dovrete portarvi assolutamente dell'acqua, poiché comunque fa caldo e non c'è assolutamente nulla dove poter prendere qualcosa da bere. Ormai già da circa 5 minuti il sentiero è in leggera salita ed è sfiancante, ma noi non molliamo, vero miei prodi? Non so come descrivervi questo giro. Avete presente quel programma sul 56 o sul 31, non lo so, quello dove ci sono questi due, un uomo e una donna nudi, in un posto assurdo, senza cibo, solo con un acciarino, che devono sopravvivere? Ecco, mi sembra che da un momento all'altro possa spuntare una belva feroce, pronta ad azzannarci. E quindi io, Cam e la Titti saremo pronti a nutrirci delle fiere della zona. La Titti secondo me è disperata, mi sta mandando gli accidenti perché lei porta lo zaino con i beni di prima necessità. Tutto bene? La cosa positiva di questo sentiero è che se viaggiate con un cane potrà rimanere sempre libero, poiché sono poche le zone in cui potrà andare a causa dei rovi. Tutto intorno l'unico sentiero ben segnalato. Una famosa canzone recitava così: le discese ardite e le risalite. Ecco, noi adesso stiamo affrontando una discesa ardita e non stiamo pensando alla risalita. E vediamo il mare. Scusate, devo fare questo video perché la Titti ama le barchette. E niente, avevamo visto una barca, ma il sentiero continua ad addentrarsi nel bosco. Siate fiduciosi, arriveremo, o arriverà Angela.
Cam ha scelto questo bivio. Qua cosa c'è scritto, Carmelo? E dopo mezz'ora in discesa becchiamo anche gente. Alla fine siamo giunti. Mezz'ora di cammino. Mantegazza, una dichiarazione a caldo. Che bello però. Signor Cam, vuole fare una dichiarazione? Doppielo. Piuttosto che fare la salita mi do il nuoto. È questo che ci sta dicendo, signor Carmelo Ganz? Ecco, un suo socio! Sei arrivato nel suo territorio, Cam.